Dottore Lelari, un'altra operazione importante che riguarda i migranti e soprattutto questa rete che si è costituita tra avvocati, poliziotti e altri soggetti. Sì, si è trattato di un'attività complessa che è durata diverso tempo, diversi mesi, e che ha portato a far emergere un sistema ben collaudato, distinto addirittura in due associazioni, aventi anche ramificazioni all'estero, che era specializzato e dedito proprio alla commissione di tutta una serie di reati propedeutici al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare un'organizzazione che tendeva a prefabbricare tutte le condizioni previste dalla legge per garantire o quantomeno facilitare la permanenza di richiedenti asilo che però di fatto non avevano interesse a rimanere sul territorio nazionale. Avvocati e anche poliziotti insieme. Sì, purtroppo insomma, oggi è una pagina non molto bella per la questura di Crotone, perché comunque in questa attività sono emerse anche delle responsabilità a carico anche di due colleghi della questura in servizio presso l'ufficio immigrazione e che appunto sono accusati rispettivamente di far parte uno di questa associazione che appunto si è nel tempo specializzata in questo tipo di attività e un altro invece in tutta una serie di condotte, tra le quali anche un'ipotesi di corruzione. Due associazioni per delinquere finalizzate all'ingresso e permanenza di cittadini stranieri con una serie di atti corruttivi, sono contestati 209 capi di imputazioni, un'indagine complessa, articolata, che vede, ahimè, coinvolti anche funzionari pubblici, due poliziotti per la precisione, nonché avvocati, nonché interpreti, a parte poi gli stranieri. Questo in tutta Italia, ma su Crotone qual è la Diciamo specificità? che l'organizzazione era operativa in questa provincia, però alcuni arresti sono stati fatti anche in alcune parti d'Italia dove gli stranieri si trovavano, però l'organizzazione era operativa sul territorio crotonese, le due organizzazioni distinte. Le indagini sono state curate dalla squadra mobile, riferite alla Procura della Repubblica di Crotone, il dottor Ro e il dottor Capoccia, e la richiesta è stata avanzata al GIP che poi ha emesso i provvedimenti, la dottoressa Romina Rizzo. 90 persone sono indagate in questa operazione? Sì, perché come dicevo in precedenza, sono due associazioni, quindi due imprese fondamentalmente che fornivano un servizio illecito, quindi anche i fruitori del servizio illecito avendo la consapevolezza, quindi anche i clienti di queste agenzie, se vogliamo, illecite risultano tra gli indagati. Tra gli indagati anche due operatori della Polizia di Stato? Sì, questo tra l'altro per me che sono un ex poliziotto è una cosa che fa particolarmente male, però guardiamo il lato positivo, è la polizia stessa che si è resa conto, insomma, che c'era del marcio all'interno e questo è un aspetto positivo, insomma.